Gennaioli dal vice omaggio alla Sansovino è pronta questa sua nuova avventura. Bruttissimo. E per quanto riguarda questo campionato, quali sono le aspettative che ha richiesto, insomma, la società nei suoi confronti? Ma di sicuro, come ha detto già il direttore generale, il primo obiettivo, prima possibile, è la salvezza, questo fuori discussione. Una squadra molto giovane, una squadra rinnovata proprio a grandi linee, proprio su di 20 giocatori, 17 sono nuovi e quindi chiaramente ci sarà molto da lavorare sotto l'aspetto tecnico-tattico, sotto l'aspetto psicologico. Quindi ci vorrà un pochino di pazienza, ma vi posso garantire che ci sono tutti i presupposti per fare bene. Tu hai indossato questa maglia da giocatore, tra l'altro in City hai detto abbiamo fatto questa scelta perché è un allenatore che ha un gran temperamento, insomma per i giovani può essere un grande motivatore, ti riconosci in questa definizione? Ma di sicuro io sono una persona molto schietta e diretta, cioè questo è penso una cosa che nessuno può dire altre situazioni che non ho queste caratteristiche. Chiaramente io torno qua dopo 13 anni, se non vado errato, dopo 12-13 anni, il campionato 2000-2001 con Maurizio Sarri, che per me è stato veramente un onore indossare quella maglia. Le poche volte che sono stato chiamato in causa perché non ho vinto un campionato da protagonista, ma di sicuro ero in quella squadra e con lo spogliatoio ho avuto tantissime emozioni, questo posso garantire. E tornare qua dopo 13 anni per fare l'allenatore in questa società è chiaro che il sottoscritto è veramente onorato e darà tutto perché le cose vengano fatte nel miglior modo possibile. Il 16 agosto ci sarà la partenza per il ritiro di Mongiola, resterete fino al 21 in preparazione con queste doppie sedute e poi al vostro ritorno ci sarà un'amichevole. Abbiamo sentito prima Cristian Salvadori, ha detto abbiamo preparato tre amichevoli, ci puoi dire le Sì. avversarie? Allora, la prima amichevole quando torniamo dal ritiro di Mongiola, che è mercoledì 21, la sera alle 20:45 allo Stadio Le Fonti contro l'Alberoro. Poi sabato 24 andremo a fare un triangolare orario da definire a Castelnuovo di Sabbioni con Castelnuovese, Cavriglia, Sansovino, chiaramente. Martedì 27 agosto, sempre allo Stadio Le Fonti, Sansovino Montagnano. Subito il giorno dopo, mercoledì 28, amichevole al Comunale di San Giovanni contro la San Giovannese. Un'ultima domanda, guardando al mercato, hai fatto richieste particolari? Ci sono giocatori che arriveranno oppure la rosa è più o meno pronta così com'è? Allora, di sicuro la società ha lavorato sotto l'aspetto chiaramente che caratterizza la mentalità di questa società, lavorare con i giovani. Infatti la squadra è molto giovane, penso che il più vecchio tra virgolette è un 85, per arrivare al fuori quota quest'anno saranno di 94-95, ma ci sono molti giovani e quindi questo qui secondo me deve essere l'arma in più di questa squadra, perché io sono dell'idea che come il sottoscritto quindi è giovane e ha parecchia fame, i giovani dentro se stessi chiaramente hanno più motivazioni. Non voglio togliere di sicuro qualcosa ai giocatori più esperti, ci mancherebbe altro, però io sono dell'idea che l'appetito viene mangiando, è un giovane, la fame chiaramente ce l'ha di solo il DNA.